un po' come Marcos Valle, cioè è un brasiliano atipico, perché Marcos Valle è andato a vivere negli Stati Uniti e poi, diciamo, da parte sua lui è stato un po' sfortunato, perché pur avendo un grandissimo spessore artistico e una grande considerazione da parte di tutti i brasiliani, il problema suo è stata la bellezza fisica, cioè lui era troppo bello all'epoca ed era più considerato come uomo immagine piuttosto che come grande artista e come grande autore. Lui e il fratello, mentre il profilo estetico dei grandi compositori dell'epoca, lui è del 43, diciamo che intorno a 20 anni ha cominciato a far conoscere le sue canzoni a chi comandava, adesso uso un termine un po' troppo scontato, troppo popolare, però in effetti all'epoca chi riusciva, il mandasciuo, come dicono i brasiliani, cioè colui che mandava la pioggia, era Vinicius de Moraes, era Tom Jobim, era Baden Powell, erano tutti questi grandi personaggi. Lui non era preso tanto sul serio, perché era un surfista, perché l'idea dello sport, della bellezza, della spiaggia e delle donne era distanziata dall'idea dei grandi compositori come Vinicius, che non, oltre ad essere un grande compositore era pure un diplomatico, era un intellettuale, frequentava importanti musicisti come Antonio Carlos Jobim, frequentava importanti autori, scrittori come Pablo Neruda, cioè davvero era un altro mondo, e questo ragazzino arrivava lì a portare magari i testi o le canzoni dei brani che scriveva con la tavola sotto braccio, no? E quindi questo ci fa anche capire qual era la Rio de Janeiro e che cosa succedeva in quella terra lì, che in pochi chilometri quadrati, parlo del quartiere di Ipanema, no? Che conoscete tutti quanti per il fatto della ragazza di Ipanema, la garota di Ipanema, era un quartiere all'interno del quale poi è nata tutto il movimento della Bossa Nova, è iniziato in un certo senso a Copacabana e poi ha continuato ad Ipanema. Ipanema non si può separare dall'idea della Bossa Nova, perché la garota di Ipanema, la famosa chiacchierata fra Tom Jobim e Vinicius de Moraes al bar Veloso, un bar che si chiamava Veloso ma non c'entra niente Caetano, hanno visto questa ragazza che passava e hanno cominciato a scrivere questa canzone. Una Ipanema che fino a pochi anni prima era una spiaggia praticamente deserta, l'unica spiaggia, l'unica area del litorale di Rio de Janeiro che era minimamente popolata era Copacabana. Intorno al grande hotel Copacabana Palace erano cominciato a sorgere dei palazzi, ma Ipanema era praticamente terreno di chiunque. Quando Tom Jobim arrivò a conoscere, quando scese dal centro storico di Rio de Janeiro e cominciò a frequentare Copacabana, molti gli chiesero qual era l'importanza di Dorival Caymmi, che era un altro grandissimo compositore, magari vi sfugge il nome, ma possiamo paragonare Dorival Caymmi a Jorge Amado. Jorge Amado è l'esponente più importante della letteratura di Bahia, Dorival Caymmi lo è dal punto di vista musicale. E Tom Jobim disse: quando noi siamo arrivati a Ipanema, Dorival Caymmi giocava a pallone con gli Indios. Questo per farci capire che ancora prima del grande maestro Tom Jobim, che è il maestro di tutti, è il maestro pure di Marcos Valle, c'era già chi aveva iniziato questo percorso. Facciamo un passo indietro. La Bossa Nova nasce alla fine degli anni 50, 58, perché Tom Jobim, Vinicius de Moraes e un altro ragazzo di Bahia si mettono insieme, dice: guarda, c'è da fare un disco, facciamo cantare una cantante che fino adesso ha cantato solo pezzi lirici, una specie di Nilla Pizzi brasiliana, Risacci Cardoso, dice: però gli facciamo cantare canzoni nostre, le arrangiamo noi, facciamo tutto quanto una cosa, un arrangiamento particolare, poi c'è questo ragazzo di Bahia che arriva, ci mette la chitarra. Insomma, questi registrarono questo album, non c'erano 24 o 12 piste, lì si prendeva l'orchestra, si faceva un'unica traccia e si andava avanti. Quando mostrarono il risultato di queste 12 canzoni al direttore della casa discografica, questo disse: guarda, secondo me c'è un problema, perché qua va tutto bene, le canzoni sono belle, i testi sono meravigliosi, lei canta bene, ma qua c'è una chitarra che va da un'altra parte rispetto all'orchestra, e la chitarra era quella di João Gilberto. Forse qualcuno non aveva capito il potenziale di João, però Tom Jobim, che era intelligente, così come Vinicius, prese lo spunto da questa chitarra che se ne andava da un'altra parte rispetto alla ritmica dell'orchestra, e in questo modo nacque la Bossa Nova. Una Bossa Nova che cominciò a svilupparsi nei primi anni 60 e che in un certo senso interessava più l'estero che il Brasile, anche se il Brasile comunque cominciò ad avere un notevole successo.
Quando la bossa nova venne esportata negli Stati Uniti, e fu un'intuizione del Ministero degli Esteri, perché in Brasile, contrariamente a quello che succede in Italia, il Ministero degli Esteri allora finanziava delle missioni all'estero di artisti, li metteva tutti dentro l'aereo e gli diceva: noi non abbiamo Garibaldi, non abbiamo Raffaello, non abbiamo gli sette imperatori romani, quindi portiamo la nostra cultura attraverso la musica. E portarono la cultura musicale alla Carnegie Hall, a New York, e quindi cominciarono a farsi apprezzare. La musica brasiliana era più famosa, la bossa nova era più famosa negli Stati Uniti quasi che in Brasile. E nacque quindi una seconda ondata di bossa nova, capitanata da Marcos Valle, che cominciò a capire che l'eco che arrivava dagli Stati Uniti, questo successo che avveniva nell'incontro fra João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Sergio Mendes e gli artisti americani, Cannonball Adderley per esempio, tantissimi altri, questo eco che arrivava da là, secondo me, ha fatto intuire a Marcos Valle che la musica brasiliana, la bossa nova che andava realizzata, scritta, immaginata, arrangiata in quell'epoca, doveva essere leggermente più vicina alla musica jazz degli Stati Uniti. Ed è stato, secondo me, inevitabile che a un certo punto della sua vita lui prendesse i bagagli e se ne andasse negli Stati Uniti. Non per nulla l'artista che l'ha più cantato in assoluto è forse la più grande voce del jazz in assoluto, che è Sarah Vaughan. Quindi, insomma, parliamo di un artista davvero unico, davvero straordinario. È straordinario pure per il fatto che lui, lo vedrete stasera, è del 43, ha più di 70 anni, sembra un ragazzino. E forse questa è la ricetta, no? Per rimanere giovani. Riuscire a... che dicevi? Riuscire a... fa il surfista. Io se non, penso che ancora prenda le onde, che stanno lì, le onde non le può prendere chiunque. È in splendida forma, è giovane dentro, lavora con la moglie che ha penso una trentina d'anni di meno, perché la moglie è giovanissima, e quindi questa è la ricetta. Noi questa sera, secondo me, dobbiamo tirar fuori un insegnamento, che se si segue la strada della passione qualche cosa ci ritorna sempre indietro, che è fondamentale seguire le proprie passioni. Io faccio un lavoro, scusate se parlo di me, insomma forse qualcuno ha già ascoltato la trasmissione che conduco su Radio 1, e l'altro ieri leggevo, essendo un appassionato di calcio, ma di una squadra che non vince mai, a Roma ovviamente, e leggevo una dichiarazione di Sarri, l'allenatore del Napoli, nella quale mi sono tanto riconosciuto. E io quando ero ragazzino quello che volevo fare era seguire la musica, ascoltare la musica e farla ascoltare agli altri, come fanno i nostri amici DJ che erano qui dietro, no? Che ballavano da soli, perché magari c'era gente qua che sorseggiava, parlava, era un po' distratta. Però la musica che esce non è esclusivamente un passaggio meccanico, è anche un passaggio del cuore, no? E alla fine anche le persone distratte si accorgono che c'è qualche cosa di curiosamente bello, forte, interessante e denso. E questa densità, questo interesse viene fuori dall'opera di DJ, di divulgatori che offrono con grande passione la loro musica alla gente che si incontra in un bar, in una discoteca o in un teatro. Ebbene, quello che amavo fare io da bambino era far ascoltare le canzoni che piacevano a me e agli altri. Ma l'ho fatto in varie occasioni, anche non professionali, anzi sicuramente non professionali. Quello che diceva Sarri era questo: io guadagno il giusto perché faccio un mestiere, faccio una professione che avrei fatto anche senza guadagnare una lira, per passione. L'avrei fatta nel dopolavoro, magari mi sarei ammazzato di fatica, di freddo, fino a mezzanotte. Lui adesso ha l'onore, il piacere di allenare il Napoli. Ebbene, io lavoro a Radio 1 da 15 anni, faccio una delle trasmissioni più difficili dal punto di vista culturale e mediatico e nello stesso tempo più piacevoli che avrei potuto fare, che si possono ascoltare in radio. Non so nemmeno come faccio ancora ad andare in onda dopo 15 anni, cioè come fa la RAI a mandarmi ancora in onda, perché insomma le cose in RAI cambiano, non so se sapete che la RAI è una struttura, come dire, quasi politica, no? E quindi quando vogliono ti seguono le gambe, invece noi andiamo sempre in onda, cioè abbiamo sempre maggior ascolto,
quest'estate abbiamo fatto quella trasmissione, diciamo, in edizione estiva, abbiamo scaricato 90.000 podcast, e questa è la prova che in Italia la gente segue i prodotti di qualità. Torniamo al discorso di prima, è bello vedere la provincia che chiama a raccolta le poche persone che riescono a capire la musica di Marco Svalle o la programmazione di questo Jazz Festival, però se non ci fosse questo saremmo tutti quanti morti, se non ci fosse questo la vita non ci sarebbe, non ci sarebbe la scintilla che ci fa fare 700 km per venire qui, che sposta gente da Vercelli a Rovereto e che fa uscire le persone con la neve, con la pioggia, con il bel tempo per sentire bella musica. Secondo me la musica è il valore aggiunto, l'umanità che c'è dentro una canzone non si trova da nessuna parte. Non è un vero talk, quindi cioè, mi riservo comunque al fatto che se qualcuno, più che delle domande, magari delle risposte già da somministrare. No, volete magari dire anche qualcosa voi? No, perché io in realtà devo fare dei ringraziamenti importanti, oltre che professionali, cioè nel mio rapporto, diciamo, di lavoro nei confronti del Centro Santa Chiara, che nel rapporto, diciamo, professionale che ci lega in questo momento con Max, ai ragazzi che hanno reso possibile questo appuntamento, e non è indifferente, diciamo, oltre al lavoro, proprio il supporto che mi hanno dato. Immaginatevi, cioè io a 500 km a distanza che cerco di immaginarmi cosa può succedere qua con questi nomi. Invece grazie a Diego, Enrico, Dottor Google, a cui io mi tengo questo nome bene a cuore, e Walter, vabbè, la disponibilità del locale, ho avuto un'accoglienza che davvero mai avrei immaginato e che rappresenta pieno il concetto, diciamo, che ha espresso Max, ovvero la vera passione, la vera rappresentazione, diciamo, della cultura non come musica ma come rapporto tra le persone. Potresti andare. Scusa, dico io un'ultima cosa. Sì, volentieri. Ah, è uscito la musica proprio. Dico io un'ultima cosa, che fin dalla fine degli anni Ottanta a Rovereto, con le varie generazioni di DJ alternativi, abbiamo sempre portato avanti la musica brasiliana, chiaramente non one night only, a parte alcune volte, però all'interno delle programmazioni c'è sempre stata. E quindi concluderei dicendo che Rovereto è stata, è e sempre sarà bossa novista. Un po' come Marco Svalle, cioè è un brasiliano atipico, perché Marco Svalle è andato a vivere negli Stati Uniti e poi, diciamo, da parte sua lui è stato un po' sfortunato, perché pur avendo un grandissimo spessore artistico e una grande considerazione da parte di tutti i brasiliani, il problema suo è stata la bellezza fisica, cioè lui era troppo bello all'epoca ed era più considerato come uomo immagine piuttosto che come grande artista e come grande autore. Lui e il fratello, mentre il profilo estetico dei grandi compositori dell'epoca, lui è del 43, diciamo che intorno a 20 anni ha cominciato a far conoscere le sue canzoni a chi comandava, adesso uso un termine un po' troppo scontato, troppo popolare, però in effetti all'epoca chi riusciva, il mandasciuo, come dicono i brasiliani, cioè colui che mandava la pioggia, era Vinicius de Moraes, era Tom Jobim, era Baden Powell, erano tutti questi grandi personaggi. Lui non era preso tanto sul serio, perché era un surfista, perché l'idea dello sport, della bellezza, della spiaggia e delle donne era distanziata dall'idea dei grandi compositori come Vinicius, che non, oltre ad essere un grande compositore era pure un diplomatico, era un intellettuale, frequentava importanti musicisti come Antonio Carlos Jobim, frequentava importanti autori, scrittori come Pablo Neruda, cioè davvero era un altro mondo. E questo ragazzino arrivava lì a portare magari i testi o le canzoni dei brani che scriveva con la tavola sotto braccio, no? E quindi questo ci fa anche capire qual era la Rio de Janeiro e che cosa succedeva in quella terra lì, che in pochi chilometri quadrati, parlo del quartiere di Ipanema, no? Che conoscete tutti quanti, per il fatto della ragazza di Ipanema, la carota di Ipanema, era un quartiere all'interno del quale poi è nata tutta
tutto il movimento della bossa nova è iniziato in un certo senso a Copacabana e poi ha continuato ad Ipanema. Ipanema non si può separare dall'idea della bossa nova perché la Garota di Ipanema, la famosa chiacchierata fra Tom Jobim e Vinicius de Moraes al bar Veloso, un bar che si chiamava Veloso ma non c'entra niente Caetano, hanno visto questa ragazza che passava e hanno cominciato a scrivere questa canzone. Una Ipanema che fino a pochi anni prima era una spiaggia praticamente deserta, l'unica spiaggia, l'unica area del litorale di Rio de Janeiro che era minimamente popolata era Copacabana, intorno al grande hotel Copacabana Palace erano cominciato a sorgere dei palazzi, ma Ipanema era praticamente terreno di chiunque. Quando Tom Jobim arrivò a conoscere, quando scese dal centro storico di Rio de Janeiro e cominciò a frequentare Copacabana, molti gli chiesero qual era l'importanza di Dorival Caymmi, che era un altro grandissimo compositore, magari vi sfugge il nome, ma possiamo paragonare Dorival Caymmi a Jorge Amado. Jorge Amado è l'esponente più importante della letteratura di Bahia, Dorival Caymmi lo è dal punto di vista musicale. E Tom Jobim disse: quando noi siamo arrivati a Ipanema, Dorival Caymmi giocava a pallone con gli Indios. Questo per farci capire che ancora prima del grande maestro Tom Jobim, che è il maestro di tutti, è il maestro pure di Marcos Valle, c'era già chi aveva iniziato questo percorso. Facciamo un passo indietro, la bossa nova nasce alla fine degli anni 50, 58, perché Tom Jobim, Vinicius de Moraes e un altro ragazzo di Bahia si mettono insieme, dice guarda c'è da fare un disco, facciamo cantare una cantante che fino adesso ha cantato solo pezzi lirici, una specie di Nilla Pizzi brasiliana, Risacci Cardoso, dice però gli facciamo cantare canzoni nostre, le arrangiamo noi, facciamo tutto quanto una cosa, un arrangiamento particolare, poi c'è questo ragazzo di Bahia che arriva, ci mette la chitarra, insomma questi registrarono questo album, non c'erano 24 o 12 piste, lì si prendeva l'orchestra, si faceva un'unica traccia e si andava avanti. Quando mostrarono il risultato di queste 12 canzoni al direttore della casa discografica, questo disse guarda secondo me c'è un problema perché qua va tutto bene, le canzoni sono belle, i testi sono meravigliosi, lei canta bene ma qua c'è una chitarra che va da un'altra parte rispetto all'orchestra e la chitarra era quella di Jean Gilberto. Forse qualcuno non aveva capito il potenziale di João, però Tom Jobim, che era intelligente, così come Vinicius, prese lo spunto da questa chitarra che se ne andava da un'altra parte rispetto alla ritmica dell'orchestra e in questo modo nacque la bossa nova. Una bossa nova che cominciò a svilupparsi nei primi anni 60 e che in un certo senso interessava più l'estero che il Brasile, anche se il Brasile comunque cominciò ad avere un notevole successo. Quando la bossa nova venne esportata negli Stati Uniti, e fu un'intuizione del Ministero degli Esteri, perché in Brasile, contrariamente a quello che succede in Italia, il Ministero degli Esteri allora finanziava delle missioni all'estero di artisti, li metteva tutti dentro l'aereo e gli diceva noi non abbiamo Garibaldi, non abbiamo Raffaello, non abbiamo gli sette imperatori romani, quindi portiamo la nostra cultura attraverso la musica. E portarono la cultura musicale alla Carnegie Hall, a New York, e quindi cominciarono a farsi apprezzare. La musica brasiliana era più famosa, la bossa nova era più famosa negli Stati Uniti quasi che in Brasile. E nacque quindi una seconda ondata di bossa nova, capitanata da Marcos Valle, che cominciò a capire che l'eco che arrivava dagli Stati Uniti, questo successo che avveniva nell'incontro fra João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Sergio Mendes e gli artisti americani, Cannonball Adderley per esempio, tantissimi altri, questo eco che arrivava da là secondo me ha fatto intuire a Marcos Valle che la musica brasiliana, la bossa nova che andava realizzata, scritta, immaginata, arrangiata in quell'epoca doveva essere leggermente più vicina alla musica jazz degli Stati Uniti, ed è stato secondo me inevitabile che a un certo punto della sua vita lui prendesse i bagagli e se ne andasse negli Stati Uniti. Non per nulla l'artista che l'ha più cantato in assoluto è forse la più grande voce del jazz in assoluto, che è Sarah Vaughan. Quindi insomma parliamo di un artista davvero unico, davvero straordinario. È straordinario pure per il fatto che lui, lo vedrete stasera, è del 43, ha più di 70 anni, sembra un ragazzino.
e forse questa è la ricetta, no? Per rimanere giovani, riuscire a, che dicevi, riuscire a fa il surfista. Io secondo, penso che ancora prenda le onde, che stanno lì, le onde non le può prendere chiunque. È in splendida forma, è giovane dentro, lavora con la moglie che ha penso una trentina d'anni di meno, perché la moglie è giovanissima, e quindi questa è la ricetta. Noi questa sera secondo me dobbiamo tirar fuori un insegnamento, che se si segue la strada della passione qualche cosa ci ritorna sempre indietro, che è fondamentale seguire le proprie passioni. Io faccio un lavoro, scusate se parlo di me, insomma forse qualcuno ha già ascoltato la trasmissione che conduco su Radio 1, e l'altro ieri leggevo, essendo un appassionato di calcio, ma di una squadra che non vince mai, e, a Roma ovviamente, e leggevo una dichiarazione di Sarri, l'allenatore del Napoli, nella quale mi sono tanto riconosciuto. E io quando ero ragazzino quello che volevo fare era seguire la musica, ascoltare la musica e farla ascoltare agli altri, come fanno i nostri amici DJ che erano qui dietro, no? Che ballavano da soli, perché magari c'era gente qua che sorseggiava, parlava, era un po' distratta. Però la musica che esce non è esclusivamente un passaggio meccanico, è anche un passaggio del cuore, no? E alla fine anche le persone distratte si accorgono che c'è qualche cosa di curiosamente bello, forte, interessante e denso, e questa densità, questo interesse viene fuori dall'opera di DJ, di divulgatori che offrono con grande passione la loro musica alla gente che si incontra in un bar, in una discoteca o in un teatro. Ebbene, quello che amavo fare io da bambino era far ascoltare le canzoni che piacevano a me e agli altri. Ma l'ho fatto in varie occasioni, anche non professionali, anzi sicuramente non professionali. Quello che diceva Sarri era questo: io guadagno il giusto perché faccio un mestiere, faccio una professione che avrei fatto anche senza guadagnare una lira, per passione. L'avrei fatta nel dopolavoro, magari mi sarei ammazzato di fatica, di freddo, fino a mezzanotte. Lui adesso ha l'onore, il piacere di allenare il Napoli. Ebbene, io lavoro a Radio 1 da 15 anni, faccio una delle trasmissioni più difficili dal punto di vista culturale e mediatico e nello stesso tempo più piacevoli che avrei potuto fare, e che si possono ascoltare in radio. Non so nemmeno come faccio ancora ad andare in onda dopo 15 anni, cioè come fa la RAI a mandarmi ancora in onda, perché insomma le cose in RAI cambiano, non so se sapete che la RAI è una struttura, come dire, quasi politica, no? E quindi quando vogliono ti seguono nelle gambe, invece noi andiamo sempre in onda, cioè abbiamo sempre un maggior ascolto. Quest'estate abbiamo fatto quella trasmissione, diciamo, in edizione estiva, abbiamo scaricato 90.000 podcast, e questa è la prova che in Italia la gente segue i prodotti di qualità. Torniamo al discorso di prima, è bello vedere la provincia che chiama a raccolta le poche persone che riescono a capire la musica di Marco Svalle o la programmazione di questo Jazz Festival. Però se non ci fosse questo saremmo tutti quanti morti, se non ci fosse questo la vita non ci sarebbe, non ci sarebbe la scintilla che ci fa fare 700 km per venire qui, che sposta gente da Vercelli a Rovereto e che fa uscire le persone con la neve, con la pioggia, con il bel tempo per sentire bella musica. Secondo me la musica è il valore aggiunto, l'umanità che c'è dentro una canzone non si trova da nessuna parte. Non è un vero talk, quindi cioè, mi riservo comunque al fatto che se qualcuno, più che delle domande, magari delle risposte già da somministrare. No, volete magari dire anche qualcosa voi? No, perché io in realtà devo fare dei ringraziamenti importanti, oltre che professionali, cioè nel mio rapporto, diciamo, di lavoro nei confronti del Centro Santa Chiara, che nel rapporto, diciamo, professionale che ci lega in questo momento con Max, ai ragazzi che hanno reso possibile questo appuntamento, e non è indifferente, diciamo, oltre al lavoro, proprio il supporto che mi hanno dato. Immaginate, cioè io qua da 500 km a distanza che cerco di immaginarmi cosa può succedere qua con questi nomi. Invece grazie a Diego, Enrico, dottor Google, a cui io mi tengo questo nome bene a cuore, e Walter, vabbè, la disponibilità del locale,
un'accoglienza che davvero mai avrei immaginato e che rappresenta pieno il concetto, diciamo, che ha espresso Max, ovvero la vera passione, la vera rappresentazione, diciamo, della cultura non come musica ma come rapporto tra le persone. Potresti andare. Scusa, dico io un'ultima cosa. Sì, no, volentieri. Dico io un'ultima cosa, che fin dalla fine degli anni Ottanta a Rovereto, con le varie generazioni di DJ alternativi, abbiamo sempre portato avanti la musica brasiliana, chiaramente non one night only, a parte alcune volte, però all'interno delle programmazioni c'è sempre stata. E quindi concluderei dicendo che Rovereto è stata, è e sempre sarà bossa novista.